Allora siamo con il direttore tecnico del Flavio Basket Pozzuoli, Fulvio Palumbo. Fulvio, inizia una stagione per la prima squadra il prossimo 6 ottobre con l'impegno con la Virtus Sarno. Ci illustri un po' i programmi della squadra e naturalmente anche un po' della società. Ma i programmi sono quelli di fare un buon campionato. Poi nell'arco del percorso vedremo se c'è da aggiustare qualcosa. Poi se stiamo verso prima di febbraio in condizioni di poter competere per uno dei quattro posti, vedremo anche di fare un ulteriore sforzo per rinforzare ancora di più la squadra, se ne sarà necessario. Allora, per quanto riguarda l'impiantistica, per ora avete a disposizione soltanto il Pala Trincone, qualche notizia sul Pala Enrico? Insomma, riuscirete a sviluppare ulteriormente l'attività? Avete oltre 400 iscritti, il mini basket, insomma, e quant'altro? Ma questo è un dilemma molto grosso a cui non ti posso rispondere, perché in effetti il pallino è in mano all'amministrazione e al commissario di governo. Dalle notizie avute, fino adesso non hanno ancora neanche dato segni di vita per quanto riguarda l'Enrico. Speriamo che nei prossimi giorni incominciano a pensare anche che lo sport ha una sua funzione importante nel contesto della città, perché comunque l'Enrico era un polmone del centro storico e ha creato la sua chiusura grosse difficoltà ai genitori che ormai avevano già programmato l'attività con i figli avendo da fare un percorso molto facile. Adesso allontanare dal centro storico, pure se è di pochi chilometri, crea delle difficoltà. Assolutamente, adesso qui al Pala Trincone avete tutti i ragazzi quindi a fare sport. Pala Trincone tra l'altro che deve tra poco avere anche il certificato di agibilità, perché poi il 12 inizierete il campionato casalingo con il Casal di Principe, no? Ma stiamo aspettando, abbiamo consegnato le carte per la verifica dell'ASL, però fino adesso, sebbene sono state consegnate 15 giorni fa, non si è visto ancora nessuno. Sono i tempi della burocrazia, quindi è una cosa che indubbiamente non permette neanche all'Italia di evolversi come una città, come una nazione evoluta e pronta, come sono le altre nazioni europee. Per quanto riguarda la squadra, ci parlavi logicamente di due conferme, quelle di Orefice e di Enrico, che poi tra l'altro è una famiglia storica del basket puteolana. Poi sono arrivati altri giocatori, la chicca Roberto Maggio 10 giorni fa firmato, no? Sì, è stata una situazione più che altro determinata dalla sua volontà forse di rientrare e a incominciare a pensare al suo futuro, visto che ha un'attività imprenditoriale in zona, può darsi che questo l'abbia, oppure sta aspettando delle richieste che lo accontentano dal punto di vista economico, però per adesso lo teniamo, poi vedremo man mano l'evolversi delle cose. Conferenza stampa di presentazione l'altro ieri, l'attività continua a pieno ritmo, il Flavio Basket Pozzuoli continua tra mille problemi, ha un'attività che poi logicamente è consolidata sul territorio, l'attività per i puteolani, no? Ma il discorso è che la pallacanestro, al di là dell'etichetta o della società Virtus Flavio Pallacanestro Pozzuoli o chi per esso, è in effetti un bene della città non da adesso ma dal post guerra, quindi quando c'erano gli americani della base NATO che hanno creato poi il fenomeno Fulgor Puteoli con la buonanima Santo De Falc, che arrivarono a un passo dalla 1 e noi eravamo ragazzini del vivaio che vedevamo questi campioni evolversi su un campo all'aperto a Viale Capomazzi, che poi era il centro storico. Comunque Pozzuoli vive di basket da sempre e è normale che ha avuto alti e bassi, ma queste sono situazioni che derivano anche dalla forza o meno economica che si può avere, perché al di là della passione e della voglia adesso bisogna fare i conti anche con l'economia per poter fare lo sport. Siamo con coach Mimmo Maddaluno del Flavio Basket Pozzuoli. Allora Mimmo, tra circa 10 giorni, poco più, inizia la nuova stagione, il campionato di Serie C, dopo la bellissima cavalcata in DR1 e la promozione del campionato superiore, ora un campionato nazionale con la tua squadra dal 6 ottobre, inizia naturalmente una nuova avventura con una trasferta tra l'altro impegnativa sul campo della Virtus Sarno, insomma un mese di allenamenti, cosa ci puoi raccontare?
Iniziamo col botto e questo mi fa piacere, così riusciamo a capire dove in che situazione ci troviamo e cosa dobbiamo migliorare. Dopo un mese di allenamento i ragazzi stanno rispondendo benissimo, stanno rispondendo a tutte le tematiche tecniche che io e Alessandro gli stiamo inculcando. Logicamente, dopo la cavalcata dell'anno scorso, come tu hai sottolineato, la squadra è stata costruita ex novo. Sono stati riconfermati solo 3 giocatori, anche se ci sono dei graditi ritorno. Comunque la squadra sta in pieno assemblamento, i ragazzi rispondono bene, c'è entusiasmo, c'è umiltà e questo fa ben sperare. Senti, allora ce la presenti un po' questa squadra? Logicamente le conferme le anticipo io, sono quelle di Stefano Refice, di Salvatore Enrico che sarà anche il capitano e poi di un uomo spogliatoio che è Salvatore Martano. I nuovi, ci parli, naturalmente ci sono dei ritorni come quello di Longobardi e di Elpidionac e di qualcun altro, insomma, però illustraci nei particolari questo roster che appunto dal 6 ottobre onorerà al meglio, ne siamo sicuri, la Pozzuoli del basket. Allora, per quanto riguarda la squadra, abbiamo lavorato in sinergia io e il nostro presidente Fulvio Palumbo. Io lo chiamo presidente anche se non direttore tecnico. Direttore tecnico. Abbiamo costruito una squadra dove possiamo mettere in campo vari quintetti, una squadra molto duttile. Abbiamo preso un lungo, Garcia, molto mobile, duttile, un giocatore che va spesso in transizione, grosso stoppatore, grosso rimbalzista. Abbiamo preso il gradito ritorno di Nicola Longobardi, che può giocare in più ruoli, da 2, da 3, grosso combattente e grosso difensore. Stessa cosa per quanto riguarda l'altra guardia, Elpidionac, che è un gradito ritorno, che addirittura lui può giocare tranquillamente anche lui in 3 ruoli, può fare l'ala piccola, può fare la guardia e all'occorrenza ci può dare una mano anche nel ruolo di regia. Grosso combattente anche lui, grosso difensore. E in più abbiamo avuto la ciliegina sulla torta di un graditissimo ritorno che è il nostro Roberto Maggio, che non sto io a presentare e sono i fatti che parlano per lui. Assolutamente, quindi una squadra importante in un campionato però molto difficile, prima fase regionale da vincere, poi la fase nazionale per tentare la scalata alla B interregionale. Le avversarie, possiamo già ipotizzare chi potrà insidiare Pozzuoli in questo lungo cammino fino al mese di maggio? Senti, io delle squadre non parlo, diciamo che nell'insieme è un girone dove ci saranno 4-5 squadre con giocatori blasonati che diranno la loro e in più ci saranno squadre costruite con molti giovani atleticamente ben preparati, i quali vorranno mettersi in mostra. Come ben detto tu, è un campionato molto molto lungo, noi andiamo avanti step dopo step, il primo obiettivo è quello di arrivare ai playoff e poi vediamo cosa succederà. Sì, la fase dei playoff che poi concluderà la fase regionale, poi c'è la fase nazionale, insomma. Agibilità del Palatrincone a breve, si spera, per avere un pubblico finalmente vicino dopo una parte di stagione finale, quella in cui praticamente non avete avuto pubblico, avete comunque conquistato la promozione. Quest'anno logicamente speriamo che dal 12 ottobre, prima partita casalinga col Casal di Principe, insomma al Palatrincone possa arrivare anche il tifo, possa arrivare anche l'incoraggiamento, possa arrivare anche il calore. Sì. Penso a quello che abbiamo passato l'anno scorso, le vicissitudini che ha subito questa squadra, questa società, non per colpa nostra, né per colpa della società, ma a causa del bradisismo. Si può dire che i nostri tifosi ci hanno seguiti online. E, però ti ripeto, ogni volta che ci incontravamo inizio settimana, ma tante e tante amici tifosi chiedevano quando è possibile abbracciare di nuovo la squadra per fare il tifo e accoglierci calorosamente. Noi ci auguriamo nel più breve tempo possibile avere di nuovo il nostro pubblico caldissimo che si è sempre contraddistinto negli anni ed è veramente il nostro sesto uomo. Assolutamente, appuntamento quindi al 12 ottobre alle 19 al Palatrincone per la prima partita casalinga contro il Casal di Principe.
Grazie a Mimmo Maddaluno. Continua il giro di interviste in questa presentazione del Flavio Basket Pozzuoli e della nuova stagione. Ricordo l'avvio il prossimo 6 ottobre con l'esordio tra l'altro in trasferta su un campo non facile, quello della Virtus Sarno, una delle squadre favorite per la vittoria finale, speriamo insieme al Flavio Basket Pozzuoli. Siamo con il vice allenatore della formazione puteolana, che è Alessandro Tagliaferri, che salutiamo. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Alessandro, con Mimmo abbiamo presentato un po' la squadra, con te volevamo parlare insomma un po' di questo campionato rinnovato con una fase regionale, poi una fase nazionale, insomma vogliamo anche un po' capire le vostre avversarie, che tipologia di campionato sarà. Un campionato regionale sempre molto difficile, c'è anche la novità del Castrovillari, vuoi illustrarci questo girone P che poi darà naturalmente alla squadra vincitrice la possibilità di partecipare alla fase nazionale e quindi addirittura competere per la promozione in interregionale? Sì, allora io penso che sia un campionato molto molto equilibrato, un campionato che è molto lungo soprattutto, avendo anche una seconda fase interregionale. Ci saranno sicuramente 5-6 squadre che alla lunga diciamo romperanno un po' il girone. Speriamo di starci noi, diciamo siamo tra le favorite, ma sarà sempre il campo a parlare insieme alla Virtus Sarno, nonché appunto prima avversaria di domenica d'inizio campionato. Portici, che abbiamo avuto già la possibilità di sfidarlo in amichevole, di una squadra molto molto organizzata, così come ci sarà Cercola, Piedimonte e Matese, e la stessa Castrovillari, che comunque è l'unica squadra che diciamo è una trasferta vera, e quindi quest'anno è diciamo, un po' la novità per quanto riguarda la Serie C. Parliamo un po' di questo mese di allenamenti. 4 amichevoli in cui avete testato la forza della squadra, è arrivato anche maggio in ritardo rispetto a tutti gli altri, insomma, però mi pare che questa squadra abbia il pregio di avere in tutti i ruoli 2 o 3 alternative, no? No, sicuramente la società ha allestito un'ottima squadra e sicuramente Roberto è la ciliegina sulla torta, è un giocatore comunque di grandissimo livello, di grandissimo spessore e tanta esperienza che può aiutare anche i più giovani sicuramente per quanto riguarda tutto l'anno. E la squadra è stata allestita nel miglior modo possibile, con giocatori di tanto tanto qualità e tanto spessore. Non siamo l'unica squadra che ha avuto la possibilità di, diciamo, di fare un mercato più forte, scusami, passatemi la parola forte, però diciamo che con giocatori più esperti, ecco, magari suona meglio così. Ricordiamo anche gli dirigenti che vi accompagneranno e naturalmente con voi vivranno una stagione importante, che sono Carmine Vella, che è il club manager, Arturo Cimmino, che ha detto alla logistica e naturalmente a curare nei minimi particolari quel che è la squadra nella sua interezza, e poi arriva anche l'ultimo Roberto Russo. Insomma, una compagine con a capo il direttore tecnico Fulvio Palumbo, che può far nuovamente innamorare Pozzuoli. Dopo una cavalcata in DR1 adesso c'è un campionato importante, che è quello di Serie C interregionale, no? No, sicuramente, io penso che abbiamo uno staff dirigenziale di tanto tanto spessore. Alla fine, tralasciando Francesco, è l'ultimo arrivato, Arturo e Carmine ci hanno accompagnato per vari anni di Serie B, quindi sono due persone eccezionali, due persone esperte che possono tanto aiutare la squadra a star sempre meglio. Tornando al discorso di prima, è stato 4 settimane comunque molto molto intense, amichevoli intense, che ci hanno permesso comunque di testare un po' livello della squadra. C'è ancora un po' da migliorare, c'è qualche, diciamo, un po' qualche fatica di troppo, qualche ragazzo che ha bisogno di smaltire un poco questo carico di lavoro, però credo che per il 6 ottobre saremo pronti comunque per giocare al miglior modo possibile contro un'altra delle squadre appunto favorite. Bene, allora amici telespettatori, con le parole giustamente di Alessandro Tagliaferri si conclude questo piccolo special dedicato all'inizio di stagione del Flavio Basket Pozzuoli, che noi logicamente seguiremo particolarmente come TV partner, quindi naturalmente invitiamo i tifosi ad essere vicini a questa bella realtà, a seguirci sulle nostre pagine Facebook ed Instagram e ad essere naturalmente parte integrante di questa bella avventura del Flavio Basket Pozzuoli, che ripeto parte il prossimo 6 ottobre con la trasferta di Sarno, primo impegno casalingo invece il 12 ottobre qui con la Casal di Principe. Alla prossima!